Mio padre stava cercando dell'acqua per irrigare i 13 ettari della proprietà e durante le ricerche praticamente sono state trovate due fonti, una a 160 e l'altra a 200 metri di profondità, con acqua che sgorgava a 36 gradi e mezzo a 40 gradi. Una scoperta casuale, quella alla fine degli anni 80, delle sorgenti termali a Colà di Lazzise, in provincia di Verona. Qui, a pochi chilometri in linea d'aria dalla sponda orientale del lago di Garda, si cercava una falda acquifera per irrigare il grande parco di alberi secolari. Ed è stata trovata l'acqua calda, un oligo minerale ricca di bicarbonato, calcio, magnesio, litio e silice. In una parola, un'acqua termale. Un regalo che sgorga direttamente dalle viscere della terra e che è stato convogliato nei laghetti naturali dell'immensa distesa verde. Un sistema di pompe permette un ricambio di 3.500 metri cubi d'acqua al giorno. Nei laghetti, nella piscina termale, la temperatura dell'acqua è di circa 33 gradi, che è la temperatura così definita termoindifferente, ovvero la temperatura al quale il corpo umano trova il massimo del suo benessere psicofisico. Al parco termale del Garda, questo è il nome della tenuta che ospita le sorgenti, si accede attraverso un portale goticheggiante. All'interno del parco termale del Garda si trovano due laghetti, il lago principale con le grotte e un laghetto che poi è stato ripristinato in un secondo tempo, una grande piscina termale e poi tutta una serie di alloggi, appartamenti o camere dove in ognuna di queste ci sono le vasche termali con l'acqua termale che praticamente arriva negli stessi laghi. L'edificio più imponente del complesso è la maestosa Villa dei Cedri, progettata tra il XVIII e il XIX secolo dal celebre architetto neoclassico Luigi Canonica. La facciata è lunga 40 metri e sulla parte nord, quindi sul retro, si volge su un parco dove si trovano alberi secolari, per la maggior parte cedri di Odara, ma anche tanti lecci e alberi della macchia mediterranea. Questo dovuto al clima temperato del lago di Garda. All'interno del parco si trovano vari edifici, come ad esempio questo che è il più antico e si chiama Villa Moscardo, che risale al XV secolo. E qui praticamente è passato Carlo V d'Asburgo e diciamo la storia un po' di Colà di Lazzise è stata segnata da una serie di avvenimenti anche di rilievo dal punto di vista storico. Leggera e con poco residuo fisso, l'acqua sorgiva nel 1996 è stata riconosciuta adatta per la balneoterapia e le cure idropiniche, quelle per via orale. Senza scendere in dettagli troppo tecnici, che magari interessano poco i non addetti ai lavori, qua c'è una leggenda a Villa dei Cedri, che è la leggenda di Cocoon. Sembra che gli anziani che vengano qui a Villa dei Cedri si sentano ringiovanire. Le proprietà del bicarbonato, della silice, del calcio, in generale dei minerali, ma non solo. Il fatto che ci sia la possibilità di avere anche varie temperature dà sicuramente un effetto benefico all'organismo. Noi siamo fatti di acqua per oltre il 70% e quindi immergerci in questa acqua primordiale dà un beneficio veramente a 360 gradi. La temperatura della sorgente consente un utilizzo diretto, senza trattamenti, che ne ridurrebbero l'efficacia terapeutica. Bagni ed idromassaggi in quest'acqua sono benefici per la pelle, le articolazioni, i disturbi circolatori e linfatici. Un valido supporto per combattere diabete, osteoporosi ed obesità. Noi crediamo che il futuro sia il medical fitness. Cosa intendo per medical fitness? È l'attività fisica fatta o in acqua ma anche fuori dall'acqua su prescrizione medica. La balneoterapia è efficace anche nella riabilitazione motoria. Nello specifico qui a Villa dei Cedri, sfruttando le proprietà ringiovanenti dell'acqua, facciamo degli esercizi e dei programmi di allenamento specifici dentro l'acqua termale. Allora, in particolare noi abbiamo scelto quest'acqua di 33 gradi, perché non è né troppo calda né troppo fredda, è giusta per poter fare un esercizio fisico mirato. Ogni cliente barra paziente ha un suo protocollo specifico di esercizi e di allenamento, ovviamente curato da un personale specializzato che necessariamente è laureato in scienze motorie. Il movimento inteso come medicina, ma se necessario, la struttura dispone, in collaborazione con il Centro di Scienze Motorie Bernstein di Verona, anche di spazi per approfondimenti medici specifici. Oltre alla parte acqua abbiamo anche combinato un ambulatorio
e una piccola fisioterapia dove fare in ambulatorio se c'è la necessità di avere un approfondimento specifico fatto dall'ortopedico, dal reumatologo, dal dietologo, quindi da figure mediche specifiche. Per quanto riguarda la parte di fisioterapia, abbiamo alcune terapie fisiche strumentali come la laser terapia, l'ipertermia, gli ultrasuoni, la magnetoterapia ed altre. Inoltre anche, ed è una cosa che faccio io personalmente, ci occupiamo di una tecnica particolare che si chiama DMSO Technique, che associa la kinesiologia all'osteopatia. Questo soprattutto per cercare anche di agire sulle cause che hanno determinato il problema. Per chi non ha bisogno di cure ma solo di relax, c'è anche un attrezzatissimo centro benessere. Sauna, bagno turco, piscina termale e solarium sono stati ricavati nei locali che un tempo ospitavano le scuderie della villa.